Ciao a tutti, oggi a richiesta facciamo l'analisi di Campari. Prima di procedere con l'analisi dell'azienda, come al solito ti ricordo che se vuoi questo file Excel con anche il foglio calcoli che vedi qui in basso a sinistra che elabora i dati e ti indica se i miei parametri vengono rispettati o meno, quindi se secondo le mie statistiche ha senso comprare o meno le azioni della società che stai analizzando, dicevo se vuoi questo file ti lascio il link in descrizione. Tornando all'analisi, brevissima descrizione, Campari è una società nel settore alimentare e nella produzione di bevande alcoliche e analcoliche, poi se vuoi maggiori informazioni come al solito ne trovi quante ne vuoi su Google. Andando all'analisi dei bilanci notiamo un sacco di voci verdi e più nel dettaglio fatturati in crescita costante negli ultimi 4 anni, utili netti sul fatturato considerando anche il forte brand dell'azienda discretamente alto, utili in crescita, EBIT, quindi gli earnings before interest and taxes, cioè ovvero gli utili prima di pagare gli interessi e le tasse in crescita, profitto lordo in crescita, debito corrente e debito a lungo termine in calo. Unica voce rossa sono le spese generali amministrative e di vendita, che direi che sono tra l'altro anche un po' troppo alte. Dividendo un po' basso, quindi non è una società su cui investire per speculare su un rendimento annuale, perché ha un dividend yield dell'1,43% circa, però diciamo che come assets è messa piuttosto bene. Arrivando al prezzo, io ho inserito altri dati qui nel foglio calcoli, dove oltre a calcolare il vero valore dell'azione secondo i miei parametri, ci sono anche altri margini di cui tener conto, tipo spese, debiti, altri rapporti che se hai scaricato il mio file sai esattamente quali sono. Dicevo, il prezzo ora come ora mi sembra un po' troppo alto perché quota intorno ai 6,30 euro e per i miei parametri un suo giusto prezzo dovrebbe essere intorno ai 3,50 euro, 4, quindi prezzi del 2016. Ti ricordo che questa analisi è un'opinione mia personale, spero che questo breve video ti sia piaciuto. Ti ricordo che se vuoi chiedermi che venga analizzata un'azienda devi prima condividere questo video e mettere il like. Mettendo il like anche alla pagina, se non l'hai ancora fatto, posso citarti per quando il video sarà pronto. Dopodiché puoi scrivermi direttamente nei commenti l'azienda su cui vuoi che ti dia un mio parere. Ti saluto e ti auguro tanti buoni investimenti. Ciao!